start. 2, 1, boost to ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su One More Gate a Wakfu Legend, sviluppato dalle Ankama, gli stessi di Wakfu, gioco online a turni, free to play. Avevano fatto anche non Wakfu ma un altro di cui non ricordo il nome, lui era in italiano a quanto ricordo. Comunque, che cos'è? Devo ancora identificarlo bene. È in Early Access, costa sui 16 euro. È interessante perché, nonostante non abbia la lingua italiana, l'ho trovato piuttosto comprensibile ed è un gioco che ricorda vari generi, i roguelike in genere per lo schema di avanzamento, Darkest Dungeon per lo stile di combattimento, ma anche altri titoli perché i combattimenti sono fatti con le carte. Ovviamente non vedremo tutte le meccaniche perché il bello di questi giochi è che cambiano continuamente, introducono personaggi, introducono meccaniche nuove, valute nuove, missioni, però continuiamo da dove ero rimasto e vi spiego quello che io ho appreso, perché il gioco mi ha sorpreso, nel senso, l'ho iniziato un po' così, insomma, per vedere, però vedete, questo io, quello che ho fatto finora, vedete, ogni volta che finite un livello potete o scegliere la deviazione o andare avanti. Questo è lo schema di questo livello qui, il profilo è questo, non ho equipaggiamento, ho solo delle rune che ho trovato combattendo che vanno a potenziare i miei punti vita all'inizio del combattimento di più 2 e togliere 9 punti vita ai nemici una volta che uno di loro viene sconfitto. Il deck è molto interessante perché qua andremo a trovare più carte e andremo a utilizzarle, pescarle in combattimento. Ci si muove con il mouse tenendo premuto o cliccando, ci sono poi degli eventi in ogni mappa, posso scegliere una benedizione ora, che è una carta, furia o massacro. Allora qua vedete il danno che fanno e qua ok, una carta monouso, l'ho usata una volta e finisce lì. Qua vedete più 2 perché in alto avremo una barra azzurra e sarà il numero di carte giocabili al massimo per turno. Adesso ve lo faccio vedere appena inizia un combattimento. Probabilmente questa spada gialla sta a significare che qui c'è un boss. Infatti, fermati, dove pensi di correre, ragazzino? Vedo che non sei un tipo molto loquace, non è così? Non andare da nessuna parte, non dopo la sventura che tu hai portato al villaggio. Si combatte. Ok, e vi faccio vedere. Allora, iniziamo con un più 2 perché avevamo 77, abbiamo usato la prima runa e abbiamo potenziato la vita. Qua in alto vedete che ci sono 3 slot liberi e 3 occupati, 3 bloccati. Quando noi giochiamo una carta, facciamo un danno, che è questo, più 10, ma usiamo 3 di questi slot qui. Ogni turno se ne sblocca uno, quindi ogni carta ha un consumo. Qua vediamo quello che farà lui alla fine del suo turno, cioè lui non c'è il simbolino della spada, non attaccherà, ma potenzierà la sua vita. Ora dobbiamo calcolare se ci conviene attaccare con questo che ci consuma tutti gli attacchi disponibili questo turno, facendo 10 di danno, oppure fare 7 più 7, io direi che facciamo 7 più 7 e siamo già superiori, abbiamo ancora un qualcosa che non ha senso usare adesso perché poi veniamo messi in guardia che le carte potremmo non ritrovarle, però la uso lo stesso. Potenzio di, vedete qua c'è vicino alla mia vita un 5, quindi i danni ne assorbe 5 il mio scudo. Ora, questo è uno scudo 20, non ha molto senso in questo momento attaccarlo, al suo turno lui farà 9 danni, quindi noi possiamo usare questa carta. Vedete che cliccandoci va a potenziare una delle mie potenza 14, il danno di questa, e ne abbiamo usata una. Dopodiché non gli farei danno perché non ha senso, ma vado a tutelare la mia difesa futura. Lui farà 9 danni, in realtà ho buttato via una carta perché potevo farne solo 10, va bene. Vediamo, lui attaccherà e farà 9 danni che abbiamo assorbito nella nostra corazza che ora è svanita. Ora, quando avremo il prossimo turno tutti e 6 gli slot, una volta che li utilizzeremo tutti, cioè useremo 6 carte o comunque il totale di consumo di 6,
Avverrà la supermossa. La supermossa farà un danno ingente, ma riporterà la situazione di questa barra a quella iniziale, cioè 3 liberi e 3 bloccati. Ora possiamo fare in due modi. Lui ha un sacco di punti vita, il prossimo turno si boosterà, quindi noi possiamo fare questo danno da 40 Ethereum. Però mi sarebbe piaciuto trovare la carta, quella di potenziamento. Vabbè, intanto questa la usiamo, però non mi fido tanto a usarla. Uso questa. Gli facciamo 14 danno. Le abbiamo tolto un bel po' di danno. Io voglio tenerla quella, perché voglio vedere se riesco, ripescando la carta di potenziamento, a potenziarla. Si è potenziato, quindi farà probabilmente più danno. Vedete che adesso abbiamo questa. Possiamo... No, non possiamo potenziarla, mannaggia. Vabbè, possiamo o aumentare la nostra difesa, farà danno da... No, io direi che facciamo così. Mi difendo. Di più 5, più 5. Lui farà 15 di danno, no? Quindi il prossimo turno io gli faccio 40 danni subito, 11, e il resto mi potenzio, mi metto più 5, più 5, mi farà 5 danni il prossimo turno. Abbiamo però completato la barra in alto, quindi possiamo fare il Maelstrom con la super mossa e gli togliamo ulteriori 30. Adesso non ha più tanti punti vita, però vedete che in alto la barra è tornata quella iniziale. Ora ci ha lanciato la... Bel tentativo, ma non abbastanza. In realtà ti stavo battendo, hai fatto solo la super mossa per esigenze di copione. Comunque qua ci fa vedere che il dungeon è finito e abbiamo ottenuto delle valute. La Kamas, troviamo anche dei mostri che ce le rubano. Le rune, cristalli di runa e esperienza. Saliamo di livello e sblocchiamo una carta nuova, Dizzying Strike. Stunna il primo nemico, ci costa 20 carte, quindi se ce la troviamo al primo turno facciamo solo quello. Però vabbè, il gioco è ancora in tutorial, solo che mi è piaciuto, diciamo, da subito ho deciso di portarlo subito in video. Che cosa stai pensando? Perché gli hai fatto questo? Non avevo scelta, ha rotto lo zap ed è corso via. Ciao, non essere spaventato, non voleva colpirti. No, mi ha solo tirato una sfera infuocata. Muoviti e ti abbatterò ancora. Lascia che prenda fiato. Che cosa stai facendo? Per lo psych non ho mai capito cosa vuol dire. Ildi, non consolarlo, insomma. Ha distrutto lo zap, ricordi? Non gliela dobbiamo fare così facile. È vero, senza questo siamo tagliati fuori dal resto del mondo. Hai deciso, quindi tu sistemerai lo zap. Non voglio sentire ragioni. Ok, quando avrai fatto torna alla locanda. Va bene, grazie per l'introduzione, qual è il tuo nome? Lui non parla, classico dei giochi più, forse più orientali questo. E qua ci si muove in città, villaggio, è un posto sicuro, qua puoi prendere vantaggio nel shop, ok, torna indietro alle avventure attraverso il gate. Siamo a tema Halloween ovviamente, non se ne può più, ogni anno è sempre così, ci sono zucche in ogni gioco. Allora vediamo se abbiamo modo di comprare qualcosa. Allora, alla inn, vediamo se... Qua possiamo comprare, spendendo questi soldi, la carica, più 4, più 1, lo scudo, l'Aegis, non ce l'abbiamo. Possiamo potenziare una carta andando qua. Quindi possiamo potenziare questa. Mi costa però quell'altra valuta. Voglio potenziarla perché la porto a livello 2. E la... Ok, molto, sono contento. E poi voglio comprare questo qui. Ne compro un'altra di queste, Anger. Busta una carta. No, compro questa. Compro. Posso comprarne massimo 3. Ok, perché posso averne nel mazzo solo 3. Va bene, abbiamo fatto. Torniamo alle avventure. Così vediamo se troviamo la carta nuova. Poi, adesso potreste già avere tutte le basi per poter giocare da soli, quindi se siete tentati di acquistare il gioco o di provarlo, insomma, potete farlo.
I Gobbals sono diventati molto aggressivi. Vedete, adesso qua si inizia una nuova avventura. Le meccaniche sono quelle, andranno senz'altro a diventare più complicate all'inizio. I mostri sono assolutamente adorabili, quindi nulla di terrificante. Allora, questi due faranno danno il prossimo turno. La pecora qui farà 12 danni, lui ne farà 8, subiremo 20 danni. Abbiamo tre carte, quindi tutte consumano uno tranne questo, che però fa 10 danni, non ha senso. Gli faccio 7 danni, 7 danni e 7 danni, ottimizzo la spesa e finiamo il turno. Adesso subiremo il danno, 8 e 12, 20, siamo a 90, giusto, tutto così. Allora, questa non è la carta di potenziamento di livello 2, quindi posso potenziare la carica. Ok, vedete, poi ci dà il target. Questo fa però danno a tutti i nemici. Se io la potenzio mi va a 17, 17 danni a tutti i nemici. Qua 11, no, facciamo, potenziamo questa e poi la usiamo e facciamo 17 danni entrambi. Il primo muore, il secondo ci fa 12 danni, non abbiamo modo di evitarlo. È molto interessante il fatto che comunque ci si può organizzare anche in base a quello che loro faranno. Noi sappiamo già che stanno per attaccare, quello dietro pesca tranquillamente, farà 12 danni, quindi io inizio a coprirmi 12 danni, così ne subisco 15 e gli posso fare 2 di questi, quindi il prossimo turno non subirò danni. E ora andiamo con la super mossa. Quindi, scudo, questo. Mannaggia, non possiamo, abbiamo buttato via. Vabbè, niente, lo battiamo easy questo. Gli facciamo questo e muore da solo, senza usare la super mossa. Abbiamo preso le Rune Shard e i Wakfu Crystal e si procede. Ci sono cose, vabbè, distruttibili in ogni livello. Questo è un occhio protettivo. Ah, una runa, cazzarola. Vedete, la run è diversa da quella precedente perché non abbiamo altri oggetti. Tra l'altro, cliccando qua, vediamo che si fa abbastanza ampio il livello qui, molto interessante. Quelli gialli sono ovviamente i combattimenti degni di nota, quindi probabilmente boss. Questi sono gli stessi mostri che trovate anche su Wakfu, da quel poco che ci ho giocato. Questo andrà a proteggere tutti gli alleati, quindi questo si difenderà aumentando 6 l'armatura. Adesso sono a 0, io ho 3. Non so perché ho 3, però lui l'aumenterà, quindi andranno 6-6 a loro stessi. E questo darà 4 a tutti, quindi andranno 10-10 e 4. Quindi bisogna subito colpire tutti. E basta. Però non subiremo danni, non abbiamo neanche recuperato vita, quindi dobbiamo gestircela bene. Loro hanno 10 di protezione e attaccheranno in questo caso, quindi io vorrei proteggermi così e potenziare una carta poi eventualmente per la prossima volta, questa. Ok, passo il turno, ho 13 di protezione, quindi sto abbastanza tranquillo. 10, 3, ho subito danno stavolta. Sì, poca roba però. Ok. Quindi potenziamo ulteriormente questa. 23 di danno, facciamo una strage perché i primi due se ne vanno. No, ha spostato l'ordine. No, ok, niente. Dizzying Strike, stun enemy. Quello è stunnato, probabilmente non agirà in questo turno. E la pecora, vabbè, aumenta il turno. Ora dovremo poter lanciare la super mossa. Vediamo. 1, 1, 1, 1 e 1. E abbiamo la super mossa dopo questo attacco. Perfect. Super mossa Maelstrom, sempre quella. La carta è l'unica che abbiamo probabilmente. Ok, e abbiamo quasi sistemato anche questa pratica al prezzo alla fine di 3 punti vita, quindi cazzarola. Sì, siamo ripartiti, è vero, ho giocato la carta così ad cazzum. Va bene, allora 7 danni, 12, facciamo queste due, questa più questa, arrivederci. E vinciamo noi. Altra valuta per noi. Una runa. Più meno 2 punti. Cos'è che è? Meno 2 punti vita a tutti i nemici quando una carta
armatura è dispiegata. Allora, qua sotto abbiamo il potenziamento, qua abbiamo un punto di domanda. Andiamo a un punto di domanda, ci sono tante cose da scoprire, come dei forzieri da aprire, delle slot. In pratica mi è capitato una cosa... Vabbè, qua non sappiamo cosa c'è dentro. Si va dal nemico al tesoro. In questo caso ci è andata bene, abbiamo trovato una runa. Stormai, potenziamento di una runa, ok. Non è un potenziamento, è una runa diversa. Più 3 armor, si va a meno 4 ai nemici quando... sì, mi piace, la lasciamo lì l'altra. Qua distruggiamo ancora le zucche che sono comunque sempre soldi. E si va avanti e c'è un altro combattimento. La cosa interessante, appunto, mi era capitata una slot in cui c'è un forziere fatta a slot machine dove girava. E ho fermato e mi è andata male, mi è uscito un nemico che ha iniziato a rubarmi i soldi. Allora, vediamo. Questo potenzio questo. E facciamo così, così almeno iniziamo a togliere un po' di danno. I primi due sono inforzati, maledetti. Facciamo un danno ancora a quello davanti. 7, gli faremo un danno solo, non ha senso, mi proteggo. E boh, ma finiamo lì. Ho 8 di danno, non dovrei subire danno. 8 di protezione, infatti. Però vedete che la corazza non è fissa, cioè si consuma al posto del danno. Questo è interessante. Target all enemy. Vai. Ok, e poi facciamo questo. Bene, passiamo al turno. Vi faccio vedere ancora un turno, insomma. Qua abbiamo subito brutto, brutto. Questo fa 14, allora iniziamo con un... Mannaggia. Questo è stunnato. E vabbè, lo uccido, il prossimo gli farò 14 a questo, elimino anche quello. Però ho un 6 di armatura. Quindi sto giocando un po' male adesso, dico la verità, perché non ho tantissimi punti vita. Loro ne hanno uno sputo, quindi... Scusate. Questo. 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 E fine. Fine del turno. Ok, una quadrata, vedete che c'è il pentagono... l'esagono, il cerchio e il quadrato, ognuna va in uno slot, quindi questa si accumula. Più 6 di veleno ai nemici dopo aver giocato una carta divina, che onestamente non so quali sono, ma credo di scoprirla a breve. Oh, vabbè, ho fatto il punto esclamativo, potevo fare combattimento, sì, avrei scelto punto esclamativo, ho cliccato per sbaglio. Vediamo cosa c'è il punto esclamativo. E poi ci sono gli eventi. In questo caso posso prendere vita, assolutamente vita. Soffri la punizione degli dèi. Target Europe, Poison più 8, etereo. Ho una carta che è maledetta. Vabbè, in sintesi vi faccio vedere anche il combattimento col boss, che finirà molto male probabilmente. Però il gioco è veramente carino, eh. Non... Elite Goblin. Ok. Cosa che dice? Invincibile? Diventa invincibile. Ok, allora iniziamo potenziando questa carta da 14. 19 danni, via. E poi gli facciamo anche questo qui, via. Ok. Diventa invincibile perché probabilmente sì, sì, infatti diventerà invincibile adesso, sì, era inteso come questo turno. Dazzling Strike non fa niente, io mi difendo perché ne ho assolutamente bisogno. Ho recuperato metà dei punti che avevo, però non mi fido ancora. Lui adesso è vulnerabile, quindi si potrebbe pensare di sistemarlo. Questo ne occupa 3, questo, questo e questo. Ok, dai, prossimo turno diventa invincibile di nuovo. E... il problema è che non attacca nessuno, quindi posso passare anche il turno, eh. Cioè, potrei buttargli giù la corazza adesso. Però non ha senso. Prossimo turno... No, non voglio giocarlo adesso il Maelstrom, mannaggia me. Non gli fa niente, l'ho buttato via. Ah no! No, cavoli, no, ok. Hanno 8 punti però adesso di... Inoculation. Il bersaglio prende danno uguale al veleno Inoculation. Ma siamo noi Europa. Cioè, boh. Fammi potenziare questa.
e fammi difendere. Ah, è vero che ogni volta che giochiamo lo scudo facciamo danno. Fantastico, me l'avevo dimenticata quella runa. Ok. Bene, bene, bene. Adesso. 4. No, no, adesso gli diamo una batosta. Finito. Adesso si... Non è invulnerabile però, eh. Questo. Oh, è andato. Mi piacerebbe difendermi il prossimo turno, quindi così gli diamo due danni e me ne vado. Abbiamo 8 di protezione, ok, ok, ne è rimasto uno solo che ha 12 di... mi farà 12 danni la prossima volta. Io inizio a giocarmi questa, più questa, più questa, più questa, più questa. Non voglio giocare... mi gioco anche il veleno, così vediamo che cosa succede. Così mi posso giocare il Maelstrom e vincere lo scontro. Ah, bella questa cosa, perché è un malus, ma l'ho giocato lo stesso per raggiungere il massimo lì. Questo cos'è? Ok, sempre quella roba lì. Ho preso la runa più 6 veleno a tutti i nemici quando un nemico è battuto. Fantastico, bello. Qua c'è il fuoco, qua direi che interrompiamo. Vediamo che cosa succede qui. Hai raccolto molte rune per te. E quindi? Userai tutte le rune? Se vuoi posso prendere. Ok, possiamo acquistarne una, frammentarne un'altra, aggiornare le rune. Che poi la cosa interessante è che sono tutte comunque di passaggio, perché se moriamo così si ricomincia da capo. Questo mi piace, lo potenzio, perché mi dà più 6 di armatura anziché più 3 all'inizio turno. E poi ho finito le cose, quindi va bene. Non si può andare di là? Perché non si può andare di là? Bisogna chiudere qui prima? Sì, perché ci sono le missioni, credo. Ah, il fuoco, il fuoco. Ok. Mi sono riposato, ma non ho recuperato vita. Scusate, ma non c'è un negozietto che magari mi dà qualcosa, mi cura, no? Devo... Ah, tu hai fame, ok, no, mi spiace, scusa. Va bene. E qua si va avanti, si prosegue, ci sono direzioni, qua c'è un combattimento. Abbiamo iniziato, abbiamo giocato un bel momento, ma non siamo ancora minimamente a buon punto. Qua c'è il boss e qua c'è un altro boss. Qua ci sono vari misteri vari. Adesso dopo questo combattimento si potrà scegliere se proseguire con un altro combattimento e poi magari una doppia, un forziere o qualcosa, o andare su, quindi un altro combattimento di nuovo, un altro ancora obbligato, cosa che qua invece non avremmo, e poi una cassa o l'energia. Profilo è livello 2, al momento non abbiamo ancora equipaggiamento, il deck sta aumentando pian piano, il gioco è assolutissimamente figo. Figo tanto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo One More Gate a Wakfu Legend. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!